Anzi, spingere il contropiede è troppo importante. Miller mangiato vivo da parte di Miller. Una delle notizie è che Parker contro Miller, contro Cole, contro Chalmers, in certi momenti selezionati, ha veramente facilità a prendere un vantaggio. James per Bosch, che mette nelle mani di Dwayne Wade, spinto verso la linea di fondo. Duncan non commette il fallo, salta a vuoto. Leonard, come sempre, dopo averne parlato bene. Poi fallo di Ginobili, che ricorda un episodio non caro alla memoria dell'Argentina, il fallo su Nowitzki, che frustrò proprio nel 2006 la rimonta contro i Dallas Mavericks in gara 7. Oh. Peraltro questa è la partenza dopo 45 minuti di questo qua. Allora, ha mandato a due par diversi Kawhi Leonard, forse la migliore alla piccola per difendere nell'NBA contro di lui, e Tim Duncan, uno dei più grandi centri difensivi della storia del gioco, con due fede, due par diversi. 109-95, ultimi 3.5 di questa gara 5. Ginobili blocca per Parker ancora per avere il cambio. Miller recupera infatti su Ginobili, però in ritardo. Palla nell'angolo per Green, altro tiro, altro giro, non altro regalo. Tocca ancora Leonard alla fine la palla, però la prende Ray Allen, gliela cerca Parker. Ginobili salta per stoppare, non commette fallo. Ancora una volta non convertono nell'ultimo metro i Miami Heat. Saremo nell'ordine mentre segna da tre un gran canestro Allen dei 10 tiri sbagliati da lì, che sono la differenza nella partita. Tutta la differenza. 4-5 giri mancati difensivamente e qualche errore difensivo, per il resto veramente la partita è lì, tutta lì. E poi naturalmente nel 58-59-60% ormai stabilizzato al tiro dei San Antonio Spurs, palleggio per Parker, cambio accettato stavolta da Bosch, lo attacca Parker, il suo arresto passi, dice Brothers. E ancora una volta, quando hanno tutti le scarpe allacciate, la difesa degli Heat è straordinaria. Assolutamente. Sconsiglierei per le coronarie di Popovic un altro tiro da tre di Allen al prossimo giro, eh. Tra l'altro, appena la palla è in aria, sta già scrivendo tre sul referto, sì. L'equivalente dell'ufficiale di campo. Veramente, puro come il primo amore quel jump shot. Infatti lo stanno andando a cercare. Eccolo qua, c'è un fischio. Fallo in attacco direi da parte di LeBron James. Blocco irregolare per il numero 6. Porta alla memoria una sua uscita per 6 falli nella serie contro gli Indiana Pacers. Eh beh sì, direi questo proprio netto. Sì, netto, intanto però Allen aveva messo il tiro da 3 punti senza neanche accorgersene. Ma perché? Avevamo un dubbio. Non hai bisogno di bloccare così LeBron, perché tanto esce bene lo stesso. Però un po' la stanchezza, un sì, po' l'idea, tutto sommato forse non mi vedono perché mi sto muovendo impercettibilmente, invece Malloy l'ha visto. Ovviamente si può discutere molto perché si possono anche ritenere due peli nell'uovo, il fischio di Brothers e il fischio di Malloy, ma sono due fischi, certo, solidi e che onestamente a questo livello devi prendere. Il discorso del blocco fuori campo però secondo me stona col fatto che l'NBA prevede proprio questa fattispecie, blocco fuori campo è una violazione, perfetto, una bella regola. Però se io taglio invece fuori campo, come per esempio ha fatto due volte in maniera solare Dwayne Wade, per passare più lontano dal difensore dietro la schiena, taglio fuori campo, rientro in campo, prendo la palla e segno, qui l'NBA non mi dice niente e mi dice solo a livello ufficiale che l'anno prossimo sta pensando di inserire una regola per cui se io parto da fuori campo, fermo su una rimessa, commetto una violazione. Io penso che la fattispecie del tagliare fuori campo e poi rientrare sia grave quanto un blocco fuori campo e una partenza fuori campo, anzi semmai più grave. Amen. Ho l'impressione che quest'anno qualche allenatore sia andato sopra la riga, vogliamo dire George Karl a Denver, diciamolo, che troppe sue squadre, diciamo per esempio i Denver Nuggets, sanno che la regola è nel fumo e sono andati un po' sopra, quando l'NBA, che monitora anche quante volte il coyote disturba i bambini, secondo voi se arrivano oltre un certo numero non intervengono? Intervengono. Il problema è il comitato, perché c'è un gruppo di saggi che deve decidere. 24 di Parker, ancora più chirurgici di quelli di Ginobili, perché diluiti diversamente. Quelli di Ginobili però sono nel momento chiave della partita, i primi tre, anzi retrocessi a due, e poi quella serie alla fine del terzo quarto.
Dwayne Wade, lui pure con una grande partita statisticamente da 24 e 10 assist, ha avuto veramente grande impatto pick and roll tra gli esterni, stavolta non sanno più cosa fare, se cambiare o meno. Ginobili perde completamente il controllo della situazione e l'esitazione la paga cara, violazione di passi, gli Spurs non chiudono la partita, occhio, 2-11, James Allen e Wade nei paraggi. Immaginatevela questa persa sul 109 a 101, San Antonio sta finendo con la catena abbassata, eh? Decisamente palleggio di Wade, allontanamento di Ray Allen, gira sul blocco di Bosch, taglia backdoor, favolosa giocata di Ray Allen, Green molto molto pigro. Entriamo negli ultimi due minuti e sono tre possessi di distanza, non è finita nella maniera più assoluta, ancora aiuto e recupero invece del cambio e ancora pick and roll tra i due. Parker cambia velocità, riapre per Leonard che prova a mettere in ritmo Green e butta malamente via il pallone. 1 minuto 43 secondi, rottura prolungata per gli Spurs, sguardo di Popovic che non promette alcunché di buono. San Antonio è stanca, alla 18esima persa, l'altro quintetto non è marcabile normalmente, figurati quando sei stanco, è che hanno preso la rincorsa un po' troppo indietro. Blocco di Allen per Wade, accelerazione di Wade al ferro, sbaglia la schiacciata, fallo di Duncan, due tiri liberi per Dwayne Wade. Duncan ha rischiato l'end one, questa era una giocata da tre punti, eh? In caso di giocata da tre punti sarebbero stati due possessi e 1 minuto e 37 secondi, e quando ti fermi, soprattutto in una partita del genere, ripartire è molto difficile, anzi impossibile. Guardate il lavoro sul blocco di Allen e guardate dove va da Wade, pazzesco. Tra l'altro è caduto male, lo smorfia c'è, ma ha deciso che adesso sono più importanti i liberi. Miami atleticamente a me sembra molto superiore, solo che non te ne accorgi con continuità. E Wade manda corto il primo tiro libero. Potrebbe anche accarezzare l'idea di provare a sbagliare per giocare sul rimbalzo, però naturalmente non è la scelta corretta da un punto di vista di grandi numeri. Tira per segnare e segna, che è la cosa assolutamente giusta. È che è un momento della partita tale per cui mi sembra che in questo momento Miami vada il quadruplo, prova a prendere un po' di ritmo abbandonando questo pick and roll ripetitivo tra esterni in San Antonio. Parker spinto dentro, appoggia la palla al vetro, precede l'arrivo di Wade, segna due punti di rara importanza ridando 10 lunghezze di vantaggio ai padroni di casa. 80 secondi 78 77, ancora pick and roll tra James e Allen, accelerazione di James al ferro, sbaglia anche questo il rimbalzo per Ginobili che guida la transizione. Green si allarga e tira senza senso e butta dentro anche questo, altro tiro, altro giro, altro regalo di Danny Green, e stavolta è Game 7 match San Antonio Spurs, stavolta è ufficialmente terminata. Manu credo superi Scollini la doppia cifra di assist. Miami ha avuto abbondantemente le possibilità di rientrarci in questa partita. Adesso ha chiamato il timeout Spurstra, che probabilmente non è legata a questa partita, è legata alla prossima. 24 per Ginobili con 10 assist, 26 con 5 assist per Parker e 24 con 6 rimbalzi e 6 triple per Danny Green. E Danny Green con questi 24, se si chiudesse qui la serie, sarebbe chiaramente l'MVP della serie finale e immediatamente qualcuno partirebbe da Hollywood, sì, e darebbe a uno sceneggiatore, sì, l'incarico per scrivere una storia che... Partiamo da Lubiana? Sì, si basa, no, su fatti di cronaca. Sì, beh, prima scena a Lubiana, al telefono, con il messaggio sulla segreteria telefonica, certo, di Pop. Sono Danny, Pop, se puoi richiamarmi vorrei cambiare. Oh, oppure già che ci siamo, siccome è nata una città che si chiama Nuova Babilonia, possiamo anche partire da lì. Incredibile davvero, incredibile tutto. 101 Miami, fai 101 punti a San Antonio sbagliando tutti quei tiri da vicino e dici, beh, non la vincerò netta, ma la vinco. No, gli altri ne fanno 114. Assolutamente, però è anche da dove credo ripartirà Spurstra. La serie arriva nel momento decisivo, adesso 48 ore soltanto per giocare la prossima, sono francamente poche. Guarda, Ginobili sta facendo lo stretching anticipando quello che farà domani, perché non credo si alleni, o magari farà un tiro, passerà più che altro del tempo in una vasca.
Domani mattina partenza per la squadra. Per darvi un'idea di quelli che sono i ritmi di lavoro invece di una squadra NBA, quella che noi chiamiamo dirigenza, alla mattina comincia il cosiddetto mini camp, che è la maniera per esempio con cui è arrivato agli Spurs Gary Neal, invitato grazie ai missaggi.